Antonello, ciao, sono Adriano. Ciao Adriano, ciao. Saluto Antonello. Ciao. Ciao. Enzo, io vorrei dire la mia per quanto riguarda questa situazione. Sì. Io ho ripetuto tante volte, seguo il Bayern ormai da 20 anni, quindi bene o male mi sono fatto un'idea di quella che diciamo è la potenzialità della nostra piazza, della nostra tifoseria. Io, cioè, non è un fatto di pregiudizio, però purtroppo la colpa di tutta questa situazione è diciamo, del Presidente. Non perché, ripeto, io abbia dei pregiudizi, perché semplicemente, secondo il mio punto di vista, poi voglio sentire il vostro, è un presidente economicamente, quindi attenzione, non è un attacco alla persona, economicamente inadeguato per una piazza e per uno stadio, per una piazza che ha uno stadio di 60.000 unità. Ditemi voi, in Italia, a parte il Bentegodi, che c'è il Verona, che c'è in Serie C, quale altra società con uno stadio con una capienza importante si riduce a, diciamo, a fare delle politiche spagnine. Conte, per esempio, la questione che diceva Antonello, sono pienamente d'accordo. Come si fa un allenatore che vince il campionato di Serie B a mandarlo via? E Conte, secondo me, era un garante di un determinato tipo di progetto. Per inetti è amatissimo dalla piazza di Bari e insomma non si riesce a trattenere. Cioè, sia Conte che Perinetti dovevano rimanere per diversi anni a Bari. Cos'è questa voglia di non trattenere gente che ci ha fatto risollevare? Chiudo, Enzo, dicendoti che quando siamo arrivati peraltro a quota 40, va bene, ricordate il primo tempo scandaloso di Bari Parma, ma là noi dovevamo mettere il 200% in campo. Cioè, non si può approcciare in determinate partite Va così bene, male. va Quindi, bene. non so, ditemi la vostra, Adriano, grazie grazie. per il tuo intervento. Beh, se devo dirti una cosa, io sono convinto che lo scorso anno il presidente non è che volesse far fuori Conte. Il mio parere personale, si era creata una situazione, a mio avviso, conflittuale, antipatica fra Perinetti e Conte e ha dovuto scegliere uno dei due. Questo è il mio parere molto personale, perché credo che Perinetti non volesse in assoluto, come dire, gettare dalla torre Conte, però credo che il binomio Conte-Perinetti non potesse andare avanti per una serie di motivi. Per quel che riguarda invece il presidente inadeguato dal punto di vista economico, Adriano, andiamoci piano a dire queste cose, perché comunque questo è un presidente che ha dato garanzia di continuità, nel bene o nel male, ma garanzia di continuità al Bari per oltre 30 anni. Credo che quando trovi persone che rispettano gli impegni, come dire, a così lunga scadenza, bisogna davvero sempre applaudirli. Poi possiamo criticare un altro tipo di valutazione, il tipo di gestione che non ci piace, non è all'altezza della squadra, non è all'altezza della tifoseria. Ragazzi, questa è la situazione, cioè se c'è un altro imprenditore a Bari o in Puglia o nel mondo, si faccia davvero avanti e noi saremo contenti, lo andremo ad accogliere, possibilmente non una comparsa come Tim Burton, ma andremo a cogliere realmente l'aeroporto. Però questa è la situazione attuale a Io Bari, non so che ne pensi tu, Antonello. sono d'accordo, penso che però una piccola inversione di tendenza ci sia stata. Io penso che la macchina Bari, la macchina del club, si sia fermata per 7-8 anni. Da un paio di anni a questa parte io penso che la società stia spendendo qualcosa, è ovvio che si può fare sempre di più, ora si deve cercare di rafforzare la progettualità, però credo che guardando anche le cifre che ogni tanto i giornali pubblicano, anche per esempio, io lo dico sempre sul tetto ingaggi, mi pare insomma che qualcosa sia cambiato. È dovere di una tifoseria e dei media anche di cercare di stimolare la proprietà a fare sempre meglio, però non mi pare di poter dire che a Bari siamo l'anno zero, anche guardando un po' il contesto di una crisi generale, che poi Bari come città, come piazza, come tifoseria meriti la Champions League, siamo d'accordo, però quantomeno, ripeto, torno al discorso di prima, abbiamo vinto un campionato alla grande, abbiamo fatto una grande stagione quest'anno, vediamo perché bocciare in maniera preventiva, vediamo quello che accadrà quest'anno. Certo, quest'anno diventa un anno di svolta nel cambio di ambizione, quest'anno dovevamo solamente salvarci, non dimentichiamolo, e abbiamo fatto molto molto di più, ora viene il difficile perché poi confermarsi a Certo, certi livelli certo. è molto più Questo complicato. Adriano non vuol dire che insomma, non ci sia la speranza che arrivi un presidente che ha più entusiasmo, nel senso che ha più voglia di spendere. Io credo che dopo oltre 30 anni di gestione una società abbia chiara la situazione e non fa più follie, parliamoci chiaramente. Sanno già come vanno le cose e non fanno. Ci vuole un presidente che ha altre mire, altre ambizioni, che ha un altro tipo di entusiasmo per spendere e per essere all'altezza probabilmente di una tifoseria che potenzialmente ha pochi eguali in Italia come quella del Bari.
però di qui a parlare di inadeguatezza dal punto di vista economico, francamente, mi sembra Io un poi po' tu troppo. sai. Fermati un attimo, Antonio, perché c'è la pubblicità, poi torniamo insieme. Eccoci insieme, alle nostre spalle c'è già Castiglio, fra poco lo facciamo parlare, però per rafforzare un po' il concetto che avevamo espresso parlando con Adriano Da Corato, ecco, io un presidente come De Laurentiis vorrei a Bari, tanto per intenderci, un presidente pieno di entusiasmo, ambizioso quanto un tifoso, perché De Laurentiis è ambizioso quanto e forse più di un tifoso del Napoli, Lo so, però non ce ne sono tanti De Laurentiis in giro. anche io vorrei fidanzarmi con Belen Rodriguez, nel senso che ambire al massimo ci può stare, ci sta, però bisogna sempre tenere i piedi per terra. Bari, ripeto, è una piazza dalle grandi potenzialità, però bisogna giudicare il presente. Non possiamo, secondo me, perché lì c'è qualcosa che non torna, criticare Matarese alla stessa maniera di un Bari che era retrocedeva dalla B alla C. E parlarne negli stessi termini con il Bari che è reduce da 2 anni e mezzo, praticamente da 10 lodi, altrimenti qualcosa non torna. C'è Castiglio, sentiamo cosa ha detto poco fa in conferenza stampa. Sicuramente non siamo entrati. Secondo me c'era un po' di stanchezza perché avevamo dato troppo al primo tempo, potendo fare parecchi altri gol. Parecchi non tanti, però uno o due gol potevamo fare. E niente, poi dopo ci siamo abbassati il secondo tempo, loro hanno fatto bene la chiusura del giro palla nostro dietro e non riuscivamo a venire fuori, potevamo uscire soltanto con la palla alta e per noi è stata una cosa negativa. Praticamente secondo tempo non siamo quasi mai arrivati alla porta del Siena, per quello secondo me un po' noi, un po' anche la bravura loro ci hanno messo un po' sotto. Io penso che chi parla che il Bari non ha più motivazioni sbaglia, perché per un giocatore giocare una partita in Serie A dovrebbe avere delle motivazioni, perché penso che un campionato importante a livello mondiale, una categoria importante, penso che anche se uno magari già ha raggiunto degli obiettivi prefissati, dovrebbe anche trovare delle motivazioni per giocare le partite. Una partita di Serie A per tanti giocatori di Bari, giocarla è molto importante, per quello penso che le motivazioni non mancheranno. Giocare contro il Napoli, so che per chiunque giocare contro il Napoli è importante, e so che la città e la gente, i tifosi ci tengono a questa partita. Cercheremo di fare il massimo per cercare di vincere questa partita, perché so che ho sentito in questi 2 giorni che è una partita molto sentita a Bari, per quello cercheremo di fare il massimo. Castiglio ha segnato il tuo secondo gol con la maglia biancorossa, forse inutile per la gara, però una risposta a qualche critica ricevuta, soprattutto qualche fischio nella gara con la Roma, no? No, ma non. A me quello che ormai so che il calcio è così, sicuramente la gente si aspettava altri gol da me, non sono venuti, è giusto che magari faccia a vedere il suo discontento, ma io sono tranquillo, io già ormai sono grande, queste cose non mi interessano per niente, adesso io cerco di fare sempre gol. Comunque sono stati ingiusti, perché penso di aver giocato bene contro la Roma. Poi, sai, gli attaccanti se non segnano vengono giudicati in maniera negativa. Ventura ha detto di non aver trovato a Bari il Castiglio conosciuto a Pisa. Adesso come ti senti? Quanto ti manca per ritrovare quel Castiglio? Non so, quando l'ha detto questo? Settimana scorsa. Settimana scorsa. Parlando comunque in generale della tua situazione. E sai, quando io ho avuto Ventura, erano 2 anni fa, e io facevo gol quasi tutte le domeniche. E sicuramente quando non trovi gol, sicuramente troverà delle differenze, però io sono tranquillo e cercherò di sempre di impegnarmi al massimo per cercare di dare il massimo. Sicuramente questa non è una stagione molto felice per me, per tanti motivi, e cercheremo di accontentarlo già dalla prossima settimana, se no col passare del tempo.